Bene, benvenuti ragazzi, lezione numero 12. Oggi lezione breve, come sempre lunedì e martedì, pillole di tecniche algoritmiche. L'obiettivo è lo stesso della scorsa settimana, cioè ancora non abbiamo davvero ben capito come mai un semplice confronto di algoritmi di ordinamento, tra i quali tre ne conoscete, insertion sort, selection sort e bubble sort, mostra una tale differenza tra una certa classe di algoritmi che impiegano per ordinare 100.000 elementi poche decine di millisecondi e altri invece che impiegano decine di secondi, quindi una differenza dell'ordine di tre ordini di grandezza. Quindi l'obiettivo oggi è di completare, dare una risposta, quindi avere uno strumento finale che abbiamo introdotto come complessità computazionale, abbiamo detto che però non ci interessano le costanti moltiplicative e additive, cioè ci interessa soltanto il termine di ordine superiore che codifica il numero di passi di calcolo del nostro algoritmo. Quindi lo strumento è la complessità temporale computazionale, questo strumento conta il numero di passi di calcolo a partire da una soluzione algoritmica anche scritta in pseudocodice. L'obiettivo di oggi è quello di dare una compiutezza matematica a questi discorsi. Cioè, nel momento in cui noi diciamo che se abbiamo una complessità, dove sta? T di n pari a 4n² più 4n più 2, se vogliamo dire che noi vogliamo eliminare la dipendenza dalle costanti moltiplicative additive e anche dai termini di ordine inferiore, cioè tutta questa formula, a noi ci interessa solo n quadro. Per fare questo, nel dirlo a parole, dobbiamo poi scriverlo in linguaggio matematico. Quindi non vi spaventate, quello che stiamo per introdurre è soltanto la formalizzazione matematica di un concetto molto più semplice, che è fregatene di tutti i termini di ordine inferiore, fregatene delle costanti, ci interessa soltanto il termine di ordine superiore. Perché è quello che, quando n, il numero di dati d'ingresso, è molto grande, è quello che la fa da padrone. Ecco quindi che introduciamo la notazione asintotica, dove per asintotica significa per n che tende all'infinito. Ora, non è che n deve essere all'infinito. Infatti, la notazione asintotica funziona scelto un certo n0 di partenza, ma questo n0 tipicamente può essere 10, può essere 100, può essere 1000, ma non è infinito, ok? Quindi non pensate che questo sia un infinito matematico, è un modo pratico di dire per n grande, ok? Quindi abbiamo bisogno di tre notazioni. Perché abbiamo bisogno di tre notazioni? Perché in matematica c'è il teorema dei carabinieri e per poter dire che una funzione asintoticamente si comporta secondo un'altra funzione, dobbiamo maggiorarla e minorarla asintoticamente. Quindi tutta questa necessità di queste notazioni è dovuta al fatto che in matematica c'è questo strumento, teorema dei carabinieri, che dobbiamo sfruttare. Quindi introduciamo prima la maggiorazione asintotica, che tra l'altro vi dico che è quella che si usa più nella pratica, perché che cosa rappresenta la maggiorazione asintotica? Se abbiamo una certa funzione, per esempio 4n² più 4n più 2, quella di prima, la complessità temporale che abbiamo visto prima, vogliamo dire questa funzione con tutte le costanti e con tutti i numeri dentro, i termini di ordine inferiore, come si comporta per n grande in maniera asintotica? Questo ce lo dice la notazione asintotica O grande, dove ci dice che la nostra funzione è asintoticamente approssimabile all'infinito per n grandi, con un'altra funzione che si chiama GDN. Per esempio, a sinistra potrebbe esserci 4n² più 4n più 2, e GDN potrebbe essere n quadro, che significa che noi di tutte quelle costanti e quei termini di ordine inferiore, in realtà ci interessa soltanto l'n quadro. Quindi vale questa relazione, cioè la nostra f di n è una O grande di GDN, se esiste una certa costante moltiplicativa, e dove la moltiplichiamo? La moltiplichiamo alla nostra GDN, e se esiste un certo n0 a partire da quale, la nostra C per GDN finalmente diventa una funzione maggiorante per f di n, ovviamente a partire da quel punto. Che significa questo in pratica, ragazzi? Significa che abbiamo trovato un costo, parliamo in termini informatici, costo computazionale, abbiamo trovato, la nostra GDN rappresenta asintoticamente il costo peggiore possibile,
Cioè, dato che sta al di sopra della nostra FDN, significa che noi questo non lo possiamo nemmeno toccare, quindi è un costo peggiore, tra virgolette, virtuale, ma ci rende sicuri, ci mette al sicuro, perché ci dice che noi oltre quella funzione non possiamo andare. Quindi se diciamo che la nostra 4N quadro più 4N più U2 è una ODN quadro, significa che tu qualunque costante ci metti accanto ad N quadro, ed ecco il motivo per cui noi ci disinteressiamo appunto da queste costanti, qualunque costante ci metti qui, qualunque termine di ordine inferiore ci metti, comunque asintoticamente tu avrai che la C per n quadro con una certa costante sarà comunque maggiore di 4n quadro più 4n più 2. Cioè il significato è, se ti piace giocare con le costanti, allora ce la metti pure ad n quadro la costante, ci metti 10n quadro e stai sicuro che con 10n quadro a partire da un certo n tu stai sopra 4n quadro più 4n più 2. Quindi, ripeto, il significato di questa notazione asintotica è dire peggio che succede, mettendoci una certa costante accanto alla tua GDN, comunque stai sopra la tua FDN. Quindi, diciamo, la O grande rappresenta una maggiorazione, ok? La sigma è praticamente la versione duale della O grande, rappresenta una funzione minorante. Quindi a partire da un certo n0 abbiamo che la nostra funzione GDN, quella che è l'argomento della notazione sigma, sta al di sotto pur moltiplicata con una costante. Quindi questo significa che la nostra GDN sta talmente sotto la FDN che pure se ci mettiamo una costante, questa continua a stare sotto la FDN. Ripeto, non ci fossilizziamo troppo adesso sul significato di O grande e di sigma, perché quello che ci serve davvero è il teorema dei carabinieri. Cioè ci serve dire che la nostra FDN è una teta di GDN, e questo significa proprio che asintoticamente si comporta esattamente come una GDN, se è sia maggiorata dalla GDN tramite una certa costante, sia minorata dalla GDN tramite un'altra costante a partire da un certo N0. Ora, a che serve tutto questo? Nella teoria degli algoritmi noi dobbiamo dare delle complessità, però queste complessità devono essere semplici, quindi niente costanti, niente termini di ordine inferiore, eccetera. Allora, la notazione teta sarà quella che quando possiamo dobbiamo usare, se ce la facciamo. È un po' più difficile da usare perché bisogna dimostrare sia che è minorata sia che è maggiorata dalla funzione GDN tramite opportune costanti. Cioè si tratta di trovare un certo n maggiore di n0, una certa costante C1, una certa costante C2, tale che C2 per GDN sta sopra e C1 per GDN sta sotto. Ora ragazzi, questo è un esercizio puramente matematico, cioè uno va per tentativi e lo trova, ma è un esercizio noioso, quindi non mi interessa che voi vi mettiate a fare esercizi di questo tipo, ma soltanto che capiate che questo strumento ci serve tramite il teorema dei carabinieri solo per dire che la nostra complessità computazionale, quella con tutte le costanti, questa rossa, asintoticamente si comporta come la nostra GDN, perché vedete è compresa tra CD2 e C1 per GDN, a meno di costanti. Quindi significa che noi, tramite la nostra GDN, stiamo praticamente rappresentando, da un punto di vista della complessità asintotica, stiamo rappresentando adeguatamente la nostra FDN. Cioè stiamo dicendo che 4n quadro più 4n più 2, asintoticamente per noi è n quadro, non ce ne frega più niente di tutto il resto. Finalmente questa è la formalizzazione matematica del discorso che dicevo prima, butta via tutte le costanti, butta via tutti i termini di ordine inferiore. Ora però, siccome questo è un po' più difficile da ottenere, questa notazione teta, a volte la otterremo, altre no, molto spesso ci accontentiamo della O grande. Perché ci accontentiamo della O grande? Perché siamo ingegneri, ragioniamo secondo il caso peggiore, quindi cosa diciamo? Che se la nostra FDN è una O grande di GDN, significa che asintoticamente noi abbiamo trovato un limite superiore. Limite superiore significa che peggio di così non si può fare. Quindi il nostro algoritmo non può comportarsi in maniera peggiore della nostra GDN. E questo ci va bene perché significa che abbiamo appunto fatto un'analisi del caso peggiore. Quindi noi molto spesso diremo: ma l'algoritmo che abbiamo davanti nel caso peggiore come si comporta? Si comporta così? Allora diremo notazione O grande di quello che si comporta l'algoritmo. Quello sarà un'analisi del caso peggiore. Okay? Quindi non spaventatevi di queste notazioni, non scervellatevi troppo a capire, ma io come ne trovo le costanti? Adesso facciamo, cioè facciamo, vediamo un esercizio perché
Se è a tentativi, è ovvio che uno o il tentativo l'azzecca o deve ritentare finché non l'azzecca. Però non fossilizzatevi, questi non sono esercizi che né chiedono l'esame né dovete pensare di dover trovare un modo per risolverli. Solo per capire cosa significano queste notazioni. Quindi abbiamo una f di n pari a 3n quadro più 10, prima era 4n quadro più n più 2, non mi ricordo, adesso è 3n quadro più 10. Ora domande, la 3n quadro più 10 è una o grande di n quadro? È una sigma di n quadro? È una teta di n quadro? È una o grande di n cubo? Uno ci può mettere qua dentro qualunque cosa. Ovviamente poi deve verificare, punto di domanda, se davvero rispetta la notazione asintotica. Ora, a occhio ragazzi, senza che nemmeno andiamo a scegliere le costanti. 3n quadro più 10, asintoticamente, si può maggiorare con n quadro a meno di costanti? Ma certo. Per esempio, se ci metti una costante moltiplicativa 4, c'hai 4n quadro e qua c'hai 3n quadro più 10. A partire da n pari a 10 ci avrai 300 più 10, cioè 310, e qui ci avrai 400, che è ovviamente maggiore di 310. Quindi a partire ad esempio, non è detto che questo sia il primo punto in cui questa cosa è vera, a partire da 10 sicuramente, scegliendo una costante pari a 4 moltiplicativa della nostra GDN, sicuramente GDN per C, a partire da n0 uguale 10, sta sopra la nostra FDN. Quindi significa che asintoticamente la nostra FDN è maggiorata da n quadro, cioè 3n quadro più 10 è maggiorata da n quadro a meno di costanti. Quindi questo è una O grande. È anche una sigma in realtà, perché se noi scegliamo la costante 1 ed n0 uguale 10, n quadro è sempre più piccolo di 3n quadro più 10. Quindi abbiamo trovato che la nostra GDN, a meno di costanti, è anche una minorante di 3n quadro più 10. Ma allora, se è una maggiorante e se è una minorante, teorema dei Carabinieri significa che la nostra FDN è una teta di n quadro. Significa che non era vero che questa n quadro è un caso peggiore o è un minorante, cioè è proprio così. Asintoticamente, la nostra 3n quadro più 10 si può approssimare con n quadro a meno di costanti. Questo significa teta. Teta è molto più forte di O grande e sigma. Significa che non sta né sopra né sotto, sta lì, è in quel teorema dei Carabinieri, è accompagnata all'infinito, quindi significa che non si può muovere da questo comportamento asintotico, cioè n quadro. Ok, questo fin tanto che funziona va bene, ma che succede se io sbaglio? Cioè se io sbaglio ad approssimare le mie sigma, le mie teta, le mie O grande. Vi faccio una domanda. La nostra 3n quadro più 10 è o non è una O grande di n cubo? Sì o no? Significa dire in termini matematici, esiste una certa costante messa accanto a n cubo e un certo n uguale n0 a partire dal cui la nostra C per n cubo sta sopra a 3n quadro più 10? E beh, ammazza, penso di sì, n cubo è banalmente di un ordine di grandezza superiore a n quadro, quindi sicuramente la trovo una costante, anzi penso che per sicurezza e proprio per essere sicuri ci metto 3, 3n cubo sicuramente sta sopra a 3n quadro più 10 a partire da n, che ne so, a partire da n uguale 10, ma magari si trova anche prima questa corrispondenza. Quindi sì, è vero, n quadro asintoticamente è maggiorata 3n quadro più 10 da n cubo. Però non è vero che è minorata da n cubo, cioè qualunque costante ci mettete, costante intera, la più piccola è 1, n cubo non sta sotto 3n quadro a partire da un certo n in poi. Non è vero, quindi non possiamo dire che la nostra 3n quadro più 10 asintoticamente si comporta a teta esattamente come n quadro. Non lo possiamo dire. Ecco, questo è un esempio per dire che la O grande a volte è usata, può essere usata anche in maniera impropria, cioè uno ci mette un caso talmente peggiore, ma non è poi realisticamente valido. Cioè la nostra 3n quadro più 10 non si comporta come un n cubo asintoticamente, si comporta come un n quadro perché è sia maggiorata e sia minorata da quell'n quadro a meno di costanti a partire da un certo n. Quindi ricapitoliamo, abbiamo introdotto questa notazione per avere un termine, una funzione asintotica che riassuma la complessità computazionale che abbiamo davanti. Quindi vogliamo toglierci le costanti e i termini di ordine inferiore. Per far questo, però, abbiamo dovuto usare il teorema dei Carabinieri,
perché questa funzione asintoticamente si può approssimare la nostra funzione FDN asintoticamente con una GDN se usiamo opportune costanti e il teorema dei Carabinieri che le accompagna, queste FDN, all'infinito. Quindi tutto questo era per dire, tutti questi strumenti matematici servono per dire che la nostra FDN asintoticamente è approssimabile con una GDN, a meno di costanti, sempre questo è il discorso. Bene, a questo punto perché iniziamo ad usare la O grande anziché la teta che è più forte? Perché la teta, ripeto, è un po' più difficile da dimostrare perché bisogna dimostrare sia la maggiorazione sia la minorazione. Ma poi ragazzi, cerchiamo di essere pratici. Noi quando introdurremo le O grandi, cioè diremo questo algoritmo è una O grande di, non facciamo l'errore che abbiamo fatto prima. Cioè, che se abbiamo 3n quadro più 10, diciamo grande di n cubo, non siamo scemi, ok? Quindi usiamo l'ordine di grandezza che è quello più grande della funzione. Quindi molto probabilmente la nostra O grande sarà anche una sigma, soltanto che non ci va di dimostrarlo e quindi lasciamo correre. Però comunque, quando diciamo il nostro algoritmo è una O grande di, in realtà stiamo intendendo la sigma, solo che non ci va di dimostrare anche la minorazione. Detto questo, siamo finalmente pronti a introdurre le classi di complessità. Intanto dobbiamo definire un ordinamento, una gerarchia. Le classi di complessità sono una gerarchia. Quindi diciamo che FDN è di ordine inferiore a GDN, quindi abbiamo due complessità, ok? FDN e GDN. Se FDN è una O grande di GDN, ma GDN non è una O grande di FDN. Cioè, dobbiamo introdurre un ordinamento, come quando voi ordinate mele e pere, dovete dire come faccio a dire una è più grande di? Quindi come faccio a dire che FDN è più piccola di GDN? FDN è più piccola asintoticamente di GDN, se FDN si può asintoticamente maggiorare con GDN a meno di costanti, ma GDN non si può asintoticamente maggiorare con FDN a meno di costanti. Esempio, radice di n è di ordine inferiore a 2n più 5, perché? Perché radice di n, se voi ci mettete le costanti davanti a 2n più 5, cioè a n, perché dobbiamo usare una notazione o grande, sicuramente trovate una costante tale che c per n sta sopra radice di n. È ovvio, no? N è di ordine superiore rispetto a radice di n. Ma non è vero invece che n si può maggiorare con radice di n, perché appunto anche graficandola radice di n sta sempre sotto n. Qualunque costante scegliete per radice di n. Poi, quindi, radice di n è di ordine inferiore a 2n più 5, cioè a n, ma non è di ordine inferiore a log n, perché log n, facendo sempre questi discorsi, poi scopriamo che è di ordine inferiore rispetto a radice di n, perché qualunque costante ci mettete, comunque non riuscite a maggiorare radice di n con c log n. Qualunque costante ci mettete, non ci riuscite. Quindi, a questo punto diciamo che la nostra FDN ha complessità asintotica GDN e usiamo la notazione O grande, se vale l'O grande, e questo è il discorso che dicevo prima, ci facciamo furbi, non scegliamo una GDN qualunque, ma scegliamo la più piccola di tutte le funzioni che soddisfano questa condizione. Quindi è vero che FDN 3n quadro più 10 è una O grande di n quadro ed è anche una O grande di n cubo. Ma adesso che caliamo questa notazione matematica in informatica, la complessità asintotica non vale questo e questo, ma vale la più piccola tra queste due, quindi n quadro. Ed ecco quindi che stiamo usando la nostra O grande come se fosse una teta, perché la più piccola delle ci fa capire che asintoticamente è qualcosa che si comporta esattamente come FDN. Quindi un algoritmo ha una certa complessità temporale FDN e questa FDN per noi diventa una complessità asintotica GDN, se FDN è una O grande di GDN e GDN è la più piccola di tutte le funzioni che soddisfano questa condizione. Tutto questo per dire che dobbiamo togliere le costanti, quindi 2n più 5 ha complessità asintotica n lineare, 3n quadro più 5n ha complessità asintotica n quadro, quadratica. 4 per 2n, 2n esponenziale di base 2, 2n più 5n più n fattoriale più 5, il fattoriale vince su tutti, più dell'esponenziale a complessità asintotica fattoriale. E quindi ho definito le nostre classi di complessità asintotica.
che si possono anche graficare solo per avere un feedback visivo. Abbiamo la complessità asintotica costante, cioè non dipende dai dati d'ingresso, logaritmica, radicale, lineare, quadratica, cubica, esponenziale, e poi ci dovrebbe essere la fattoriale, che è talmente tripida che nemmeno si può graficare facilmente. Ok, a questo punto ci servono delle regole pratiche per calcolare questa complessità computazionale, perché siamo pigri, non ci va di fare tutti quei calcoli sulla TDN, le costanti, e trovare lo grande, la C, N0. No, non ci piace. Se fossimo matematici, ovviamente noi faremmo le cose per bene, ma siccome siamo ingegneri, ci piacciono delle regole pratiche per arrivare al sodo in tempo breve. Quindi questa è la regola: togliete tutte le costanti additive e moltiplicative ai termini di ordine inferiore, toglieteli. Questo è quello che diciamo ormai da ore. E ricordiamoci che le ipotesi che stiamo facendo sono molto forti, cioè ricordiamoci che avendo tolto queste costanti additive e moltiplicative ai termini di ordine inferiore, stiamo praticamente rinunciando a dire che due algoritmi sono diversi quando in realtà lo sono, perché hanno costanti diverse, però appartengono alla stessa classe computazionale. Questo, per esempio, è il caso di insertion sort e bubble sort, che, come vedete, beh, la differenza qua è di 5 volte, 5 per 6, sì, più o meno 5 volte. Eppure per noi vedremo che questi tre algoritmi appartengono tutti e tre alla stessa classe di complessità. Quindi, comunque, dobbiamo sempre ricordarci, se stiamo in un contesto industriale, lavorativo, che noi diciamo al nostro supervisore: eh vabbè, ma tanto hanno la stessa complessità asintotica, quello ne sa più di voi. Dice: no, è ok, però noi qua le cose, un conto è farle in 7 giorni, un conto è farle in un giorno. Comunque le costanti rientrano in gioco se stiamo parlando di un'ottimizzazione fine, cioè anziché impiegare una settimana, devi impiegare un giorno. Noi qua invece stiamo parlando di comportamenti asintotici, quindi per n molto grande devo aspettare l'età dell'universo, oppure posso aspettare qualche giorno, oppure qualche ora, oppure qualche secondo. Queste sono le differenze che in questo momento stiamo trattando, ma non quelle fini, mi raccomando, non dimenticatelo. Ok, quindi arriviamo a delle regole pratiche. Supponiamo di avere il codice. Supponiamo che in questo codice ci sono dei blocchi indipendenti tra di loro. Quindi c'è un blocco, poi un altro blocco dopo, ok? Non annidato, in sequenza. Quindi, siano G1 di n, G di k di n le complessità di questi blocchi, allora la complessità di tutto l'algoritmo è quella dell'algoritmo, scusate, del blocco che ha complessità asintotica maggiore. Quindi la complessità asintotica di blocchi che hanno complessità asintotica G1, G di k è il massimo di queste complessità asintotiche. Questo perché dobbiamo maggiorare, ricordatevi, alla fine, quindi ci interessa il caso peggiore alla fine, quindi è la complessità maggiore quella che ci interessa. Se invece i blocchi sono annidati, è sempre bene ragionare su quello che si sta facendo. Lo vedremo a breve, faremo un esempio. Generalmente, se i blocchi sono annidati, significa che tu c'hai un ciclo dentro un ciclo, quindi generalmente devi fare una moltiplicazione delle complessità asintotiche. Quindi se c'hai un ciclo esterno ODN e un ciclo interno O di n, dovrei fare O di n per O di n, che fa O di n quadro. Quindi è il prodotto delle complessità asintotiche, se c'è l'annidamento. Se c'è la sequenza, invece, è il massimo delle complessità asintotiche. Però bisogna comunque un po' ragionarci nelle cose. È vero che questa cosa è una regola per valutare a occhio la complessità, quindi a occhio mi sembra un O di n quadro, però è sempre meglio leggerlo l'algoritmo e vederlo in particolare poi come funziona. Faremo a breve un esempio, non questo, faremo anche altri esempi. Quindi, ecco, vedete, questo è un caso in cui bisogna stare attenti a quello che uno legge, perché uno dice: vabbè, questo è un ciclo, quindi O di n, questo è un altro ciclo, O di n, O di n più O di n fa O di n, quindi O di n. No, perché qua c'è scritto che questo primo ciclo ha n iterazioni, ma quest'altro ciclo ha n quadro iterazioni, quindi la complessità di questo blocco è O di n quadro. O di n più O di n quadro fa O di n quadro, cioè si prende il massimo tra i due. Qui invece abbiamo un ciclo annidato in cui quello esterno ha complessità O di n, quello interno ha complessità O di n,
ODN, per ODN fa O di N quadro. Facciamo un altro esempio. Finalmente adesso facciamo l'esempio, cioè andiamo finalmente a capire perché si caspita di algoritmi che ci hanno fatto perdere l'altra volta un'ora di lezione, un'ora di esecuzione con la ventola al massimo, sono così lenti. Prendiamone uno, per esempio, il selection sort. Selection sort, questo codice, ragazzi, sta in modulo C su drive, esempi sorting, ok? Sta tutto qua. Prendiamo il selection sort, ce lo ricordiamo un po' il selection sort, cosa fa? In soldoni, ragazzi, deve ordinare una sequenza di elementi non ordinati, calcola il minimo, lo mette a sinistra, e di quelli che resta calcola il minimo, lo mette a sinistra, di quelli che resta calcola il minimo e lo mette a sinistra. Quindi seleziona, ecco selection, seleziona iterativamente il minimo di una sequenza che diventa sempre più piccola. E da dove si vede che la sequenza diventa sempre più piccola? Non certo dal ciclo esterno. Il ciclo esterno ci dice che bisogna fare n iterazioni. Il ciclo interno invece ci dice che devi partire da i più 1. Quindi la prima volta questo ciclo parte da 0 più 1, cioè 1, si ferma n, quindi in totale ci sono n-1 iterazioni, ok? Quindi adesso io mi metto su Word per disegnare, per scrivere qualche cosa. La prima iterazione è n più 1, la prima iterazione del nostro selection sort. Oh, ragazzi, sto ignorando le costanti. Sì, qua dentro ci sta una if, c'è un confronto e poi c'è un'assegnazione se ha successo, quindi facciamo nel caso peggiore 2, quindi questo sarebbe 2 per n più 1. Ma ragazzi, freghiamoci delle costanti già da subito. Dobbiamo cercare di capire la complessità asintotica. E poi c'è uno swap, quindi ci sarebbe un altro costo, ma sempre uno, è uno scambio questo. Quindi la prima volta che io sto in questo ciclo ho n-1 iterazioni, la seconda volta è uguale 1, quindi j parte da 2 e finisce a n. Quindi la seconda volta io ho n, scusate, non è più 1, è meno 1. La seconda volta io ho n-2 iterazioni. E allora, ragazzi, abbiamo trovato una regola, n-3. Più fino a quando questa cosa termina quando questa condizione non è verificata e quindi quando devo fare soltanto un'iterazione, la successiva volta devo fare zero iterazioni perché questo è diventato n, non è minore di n, quindi non si entra in questo ciclo. Questo succede quando ho selezionato tutti i minimi, li ho messi tutti a sinistra e ho finito il mio selection sort. Questo è quello che accade. Quindi questa cosa andrà avanti fino a 1. Ora, ragazzi, questa è una sommatoria, dovrebbe essere una sommatoria nota, penso sia una sommatoria nota. Dove stai? Dovrebbe essere la sommatoria per i che parte da 0 e arriva ad n-1 di i. O come si chiama questa cosa? Progressione aritmetica? Mo non mi ricordo come l'avete chiamata, come l'ha chiamata il collega Corbo. Penso progressione aritmetica, però a volte è chiamata in altri modi. Ve la ricordate come si risolve? Si deve prendere l'indice superiore della sommatoria, questo, cioè, allora, facciamo una cosa. Prima di scrivere uguale, facciamo la sommatoria che conoscete voi. Dove sta? Sommatoria. La sommatoria. La progressione aritmetica è quella che voi conoscete, che va da 0, da 1, perché non ha senso sommare 0, da 1 a n è uguale a n per n più 1 mezzi, giusto? Mo' dove caspita sta? Mezzi, ecco qua, n più 1 mezzi. No, scusate, questo è il risultato. Ovviamente devo scrivere prima n mezzi, n per n più 1 mezzi. Ok. Questa dovrebbe essere quella che conoscete. Questa è quella che abbiamo. Ragazzi, anziché metterci n, ci mettiamo n-1. Quindi abbiamo n-1 più 1. Questa sarebbe questa parte qua. Devo metterci un'altra parentesi. Certo, n-1 più 1, vabbè. Quindi n per n-1, scusate, n-1. Che sarebbe mettere n-1 al posto di n. Poi aperta parentesi.
n-1 più 1 diviso 2. Diviso 2 forse mi conveniva farlo qui. Ok, un mezzo. Beh, ragazzi, c'è poco da dire, n-1 più 1 fa n, quindi questo diventa n per n-1 diviso 2, così. Quindi questo diventa n quadro mezzi meno n mezzi. Ok, ora vi chiedo questa, che O grande di è? È una O grande di, dovete dirmelo voi, altrimenti non vado avanti. N N quadro. quadro. Perché? E vabbè, se ci ha detto che devi prendere il termine di ordine superiore, levare le costanti, allora noi questo stiamo facendo. Quindi abbiamo scoperto che Bubble Sort ha una, scusate, Selection Sort ha una complessità asintotica di n quadro. Ma non è soltanto Bubble Sort. Perché se andiamo a vedere i codici degli altri algoritmi, l'insertion sort è un po' diverso rispetto alla selection sort, ma anche lui inizia, left sarebbe l'indice di sinistra, right l'indice di destra, cioè il primo e l'ultimo, il ciclo sta tra il primo e l'ultimo, e il ciclo interno va avanti finché un certo j è maggiore o uguale di left. Ma j parte da i-1 e è qualcosa che si incrementa sempre di più, ragazzi, questo è lo stesso discorso di prima, soltanto un po' diverso. Quindi comunque c'è un ciclo su tutti gli elementi, un ciclo che invece si riduce mano a mano che la sequenza si riduce. Questo è sempre una sommatoria come quella che abbiamo visto da adesso. Se vediamo il Bubble Sort, dovrebbe essere una cosa simile. Anche qui il Bubble Sort, anziché essere quello esterno che finisce no, questo è simile a selection sort. Quindi abbiamo un ciclo esterno su n iterazioni, un ciclo interno che parte da 0 e finisce a n-i-1. Quindi la prima volta sono n-0-1. Quindi la prima volta sono n-2, poi saranno n-3, eccetera. Ragazzi, si arriva comunque ad una formulazione molto simile a questa, e quindi ad un O grande di n quadro. Quindi questi tre algoritmi, insertion sort, selection sort e bubble sort, hanno complessità asintotica O di n quadro. E gli altri? Gli altri, prima dobbiamo spiegarli, non posso dirvi questo, non possiamo analizzare un codice che ancora non abbiamo nemmeno introdotto, però domani lo introdurremo, quindi domani finalmente risponderemo alla domanda: ma com'è che questo tizio impiega così tanto meno degli altri? Lo vedremo domani. Ok? Andiamo avanti. C'è un problema che adesso noi abbiamo davanti, con cui ci scontriamo, cioè se l'algoritmo è iterativo, abbiamo visto che analizzando il codice noi riusciamo bene o male a cavarcela, ma se l'algoritmo è ricorsivo, come facciamo noi a risolvere, a trovare la complessità computazionale? Nell'algoritmo ricorsivo noi non abbiamo cicli e quindi non avendo cicli noi non riusciamo a dire blocco annidato, blocco sequenziale. La ricorsione è un'altra filosofia, un altro paradigma di programmazione, quindi ci servono degli strumenti diversi per analizzarli. Quindi non vale più la regola del ciclo annidato, non ci sono cicli, quindi ci serve una serie di strumenti. Strumenti che ce ne sono di vari tipi, noi ne vediamo tre: metodo dell'interazione, metodo della sostituzione, teorema master e ci sarebbe anche un quarto che però non vediamo, che è l'albero di ricorsione. Però prima di ancora andare nel dunque, voglio provocarvi per farvi vedere quanto è importante trovare la complessità asintotica di algoritmi ricorsivi. Ve lo ricordate il buon Fibonacci? Lo sta. Il buon Fibonacci aveva l'algoritmo ricorsivo, l'abbiamo scritto, non so se l'abbiamo scritto noi, non mi ricordo, però l'abbiamo sicuramente parlato. Fibonacci ricorsivo, ho dato un numero di Fibonacci. Come funziona? Se n è minore di 2 è uguale a n, perché il primo numero di Fibonacci, lo zeroesimo, quindi il primo numero di Fibonacci è 0, il primo è 1, vabbè, non mi ricordo adesso, sì, quindi n uguale 0, n uguale 1 funziona, n uguale 2 bisogna, da 2 in poi bisogna calcolare il numero di Fibonacci come la somma dei due numeri di Fibonacci precedenti, ok? Quindi il sesto numero di Fibonacci è pari alla somma del quinto e del quarto. Ma il quinto è pari alla somma del quarto e del terzo, il terzo del secondo e del terzo,
il primo, il secondo, eccetera, eccetera. Ora, perché voglio provocarvi? Perché nel caso di algoritmi ricorsivi, noi dobbiamo come prima cosa scrivere la complessità computazionale che è funzione di se stessa. Questa è la definizione di ricorsione, no? Nella ricorsione, la soluzione è definita in funzione di se stessa, l'algoritmo è in funzione di se stesso e quindi anche la complessità computazionale è definita in funzione di se stessa. Questa si chiama equazione di ricorrenza, cioè computazionale definita in funzione della stessa complessità computazionale. Ovviamente ci saranno sempre due casi, cioè il caso in cui mi fermo e il caso in cui vado avanti. Proviamo a scrivere questa equazione di ricorrenza nel caso di Fibonacci. Nel caso di Fibonacci, l'equazione di ricorrenza di Fib di n è uguale. Dove stanno le parentesi qua? Ok, è uguale. Se n è minore di 2, restituisci n, quindi 1. Quindi la mettiamo sotto. 1, 1 per n minore di 2. E nel caso in cui n invece sia maggiore o uguale di 2, facciamo come così va, minore o uguale di 1, col minore uguale così meglio. Se invece n è maggiore di 1, la complessità computazionale di Fibonacci è la complessità computazionale di Fibonacci nel caso n-1 più quella di Fibonacci nel caso n-2. Quindi t di n-1 più t di n-2 per... Certo, qua equation editor non mi aiuta con l'indentazione, fa un po' schifo, però comunque la sostanza è questa. Avrei dovuto usare LaTeX, va bene così. Ok, quindi questa è un'equazione di ricorrenza, un'equazione in cui, nel caso di algoritmi ricorsivi, in cui ricordate che l'algoritmo è definito in funzione di se stesso, quindi la funzione richiama se stessa, ma allora anche la complessità computazionale, ovviamente questo è Fib, anche la complessità computazionale deve richiamare se stessa. E ora, ragazzi, il problema è questo, che non sempre noi riusciamo a risolvere questa complessità computazionale. Dobbiamo calcolare la complessità asintotica e non sempre ci riusciamo con uno di questi metodi, con tutti questi metodi, cioè a volte ci riusciamo con questo, a volte con questo, a volte con questo, a volte con questo. E diciamo che questo deriva anche dall'esperienza capire quale utilizzare. Ora, se l'equazione di ricorrenza appare in questa forma qui, cioè nella forma in cui avete un termine, lo vedremo poi qua nel teorema master, un termine di questo tipo. Una f di n che potrebbe essere una costante, potrebbe essere n quadro, n cubo, cioè un termine che non è ricorsivo, più un termine ricorsivo che divide il problema in problemi più piccoli, divide, non riduce, quindi non deve essere tn-1, deve essere tn diviso qualcosa per un moltiplicatore. Se è così, lo vedremo domani, questi sono algoritmi di tipo divide e impera. Domani parleremo della tecnica di risoluzione divide e impera e vedremo anche il merge sort che è uno di questi algoritmi. Ma mi pare che il nostro Fibonacci non rispetta questa forma, non è un t di n diviso qualcosa, è t di n-1 più t di n-2, quindi no, non è assolutamente uno di questi. Quindi questo già fa capire che non possiamo usare la tecnica che useremo invece molto spesso in questo corso, cioè la tecnica del teorema Master che ci dice esattamente. Basta vedere i casi, poi lo vedremo domani, riusciamo a risolvere sempre la nostra complessità. Ok, se non è questo, allora che metodi possiamo usare? Iterazione, sostituzione, albero di ricorsione? In realtà in questo caso si usa l'albero di ricorsione. È un po' complicato, quindi non lo facciamo l'albero di ricorsione, non ve lo chiedo ovviamente all'esame, facciamo dei metodi più semplici. Però una cosa voglio dirvi, e questo è appunto la provocazione. Se avessimo fatto l'albero di ricorsione, avremmo scoperto che la complessità asintotica di Fibonacci, indovinate un po' quale può essere, t di Fib di n è una o grande di, rullo di tamburi,
alla n. Ragazzi, 2 alla n nella gerarchia di classi di complessità è un numero enorme, cioè è un esponenziale. Sopra 2 alla n c'è solo il fattoriale. E una complessità esponenziale fa sì che il computer schioppa. E vi ricordate quando l'abbiamo eseguito? Perché io mi ricordo che l'abbiamo eseguito questo. L'abbiamo eseguito quando è stato? Non è stato questo esercizio, probabilmente è stato dove l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto qui? Non mi ricordo dove l'abbiamo fatto questo. L'abbiamo fatto per la ricorsione, ok, quindi l'abbiamo fatto qua, programmazione, ricorsione, 2020, Fibonacci, ecco qua. Ve lo ricordate il nostro Fibonacci ricorsivo? Che io ci ho messo 50, prima ci ho messo 10 e me l'ha risolto, invece uno di Fibonacci è 55. Poi ci ho messo 50 e anche aspettando tutta la lezione non mi rispondeva. Vabbè, certo, bisogna fidarsi sulla parola, ok? Aspettando tutta la lezione non risolverà. Perché, ragazzi, è successo questo? In quel momento non riuscivamo a darci una risposta. Ma adesso sì, se la complessità è 2 alla n, 2 alla 10, siamo dell'ordine, ragioniamo tipo megabyte, ok? Stiamo parlando di 10 megabyte, ma 2 alla 50, no, 2 alla 10 sono 10 gigabyte, ma non è in termini di byte, è solo per dirvi l'ordine di grandezza. Vabbè, 2 alla 10, anzi, lo posso chiedere direttamente al... Qui, 2 alla 10. Quanto fa? Ok, 1024, quindi molto più piccolo, scusate. 2 alla 10 è 1024, quindi in 1024 passi di calcolo lui ha risolto Fibonacci, più o meno 2 alla n, perché sapete che è una complessità asintotica, a meno di costanti. Vabbè, 1000 passi di calcolo se li mangia, e in effetti ci ho messo niente. Ma 2 alla 50, ovviamente non è 1, ma è un numero talmente grosso che lui non riesce, lo devo chiedere a Google. 2 alla 50 è un numero talmente grande che 1 per e alla 15, ragazzi, quindi 10 alla 15, stiamo parlando di miliardi, sono 10 alla 9, i miliardi di miliardi sono 10 alla 12, questi sono no, miliardi, milioni di miliardi, questi sono milioni di miliardi, quindi milioni di miliardi di passi di calcolo per fare il 50° numero di Fibonacci. Ora avete capito che significa complessità temporale? Che anche con un piccolo incremento della dimensione del dato, n uguale 50 anziché n uguale 10, visto che abbiamo la complessità asintotica 2 alla n, è successo questo casino. Quindi quando trovate una complessità asintotica 2 all'n, alto là, dobbiamo chiederci, ma era questo il modo migliore di risolvere Fibonacci? Lo vedremo la prossima settimana, che c'era un altro modo di risolvere Fibonacci utilizzando una tecnica di programmazione che si chiama dinamica. Quindi noi in questo corso facciamo caso, diamo importanza a queste cose, mentre magari in un corso di più basso livello andava anche bene insegnarvi che Fibonacci si risolveva così, ora in questo corso noi diciamo no, assolutamente. Non si risolve così, perché se risolvessi così la complessità sarebbe improponibile, quindi inutile sarebbe il nostro algoritmo. Ovviamente, adesso noi non siamo in grado, io non sono stato in grado di dimostrarvi che la complessità è 2 alla n, perché serve il metodo dell'albero di ricorsione. Però sono in grado invece di dimostrarvi in altri algoritmi qual è la complessità computazionale utilizzando i metodi di iterazione, sostituzione e teorema master. Iniziamo a vederne uno e poi probabilmente la lezione sarà finita. Quindi, metodo dell'iterazione. Il metodo dell'iterazione è la cosa che fareste, faremmo se non sapessimo né leggere né scrivere. Cioè, se nessuno ci avesse detto che cosa fare con la ricorsione, probabilmente l'unica cosa che faremmo è di cercare di scrivere questa equazione in maniera srotolata. La ricorsione equivale a una serie di chiamate e poi una fase ascendente e discendente, cerchiamo di fare più o meno la stessa cosa. Quindi prendiamo la ricerca binaria ricorsiva. La ricerca binaria ricorsiva ha una... che equazione di ricorrenza ha?
bisogna dire controllare nel mezzo. Vabbè, quindi odio uno, costante. Se l'elemento è trovato bene, altrimenti, sempre costante, siamo fino adesso, altrimenti vai a sinistra, ma andare a sinistra significa dimezzare di due l'insieme di dati, oppure vai a destra. Ecco, oppure significa che o ti dà mezzi, oppure ti dà mezzi, quindi in entrambi i casi ti dà mezzi. Allora, la nostra equazione di ricorrenza nel caso della ricerca binaria è una costante, cioè due, tre, quattro passi di calcolo per fare tutte le cose che ti serve fare prima di decidere di andare a destra o a sinistra. Poi vai a destra, ti dà mezzi, oppure vai a sinistra, sempre ti dà mezzi. Quindi questa è la nostra equazione di ricorrenza. Ovviamente se n uguale 1, sai che l'elemento o è quello oppure non l'hai trovato. Questa è l'equazione di ricorrenza nel caso della ricerca binaria. Questa equazione di ricorrenza soddisfa lo schema che abbiamo visto prima. Quindi questa equazione di ricorrenza si può risolvere sia col teorema master, lo vedremo domani, sia adesso lo vediamo con il metodo dell'iterazione. A cosa corrisponde il metodo dell'iterazione? TDN è uguale a CD più TDN mezzi? Ok, applichiamo ricorsivamente questa TDN. Se TDN è uguale a C più TDN mezzi, allora TDN mezzi sarà uguale a C più TDN quarti. Quindi TDN sarà uguale a C più TDN mezzi, ma TDN mezzi è uguale a C più TDN quarti, quindi sarà uguale a C più TDN quarti, quindi 2C più TDN quarti. E abbiamo fatto un passo. Facendo un altro passo diremmo che sarà 3C più TDN ottavi e generalizzando, che significa metodo di iterazione? Significa intravedere una regola e quindi questa regola scriverla sotto forma di, per esempio, sommatoria. Che significa che al secondo passo è 2C, al terzo passo è 3C, al quarto passo è 4C, ma allora è la sommatoria di C per il numero di passi che va da 1 a I, dove I è il numero di passi, appunto. Se sono 4 passi sarà 4C. E vedete questo denominatore? Prima è 2, poi 4, poi 8, quindi sono potenze di 2, quindi è 2 alla i. Se siamo al primo passo è 2, secondo passo è 2 alla 2, 4, terzo passo 2 alla 3, 8. Quindi la complessità computazionale TDN messa in maniera più compatta tramite una sommatoria è la sommatoria di C più TDN su 2 alla i. Ma siccome questo termine non dipende, questa sommatoria si può dividere in due parti, non dipende da i, la sommatoria ovviamente di c per j che va da 1, j che va da 1 a i è appunto i, quindi i più c, e poi abbiamo comunque la, scusate, sì, ok, questo pure non dipende dalla sommatoria, quindi t di n diviso 2 alla i. Ora, il problema, ragazzi, qual è? Che, capito, rimane sempre questo termine con t, rimane sempre fuori dalla sommatoria, non sta dentro la sommatoria, mi sono spiegato male prima. Quindi questo è il termine a cui siamo arrivati, però non è questa la soluzione. La soluzione si ha quando si ferma la ricorsione. Questa ricorsione quando è che si ferma? Quando il numero di passi di calcolo è tale, e questo ci dobbiamo ricordare, ci dobbiamo ricordare il ragionamento sulla ricerca binaria, è tale che non ci sono più dati da elaborare. Cioè, al primo passo di calcolo divido per 2, poi divido un altro per 2, divido per 2, il numero di passi di calcolo, di divisioni, è tale che quando io ho 1, cioè l'insieme di dati è 1, allora non devo fare più divisioni. Vi ricordate, abbiamo fatto questo ragionamento per la ricerca binaria iterativa è lo stesso ragionamento. Questa cosa si ferma quando i è uguale al logaritmo in base di udn. Si deve risolvere l'equazione esponenziale t di n diviso 2 alla i uguale n diviso 2 alla i uguale 1, cioè quando i dati sono così piccoli che l'insieme è composto da un solo elemento, hai fatto tutte le suddivisioni possibili. Quindi quando n diviso 2 alla i uguale 1, cioè quando i uguale al logaritmo in base 2dn, allora qua ci metti logaritmo in base 2dn per c, qua ci metti logaritmo in base 2dn, ovviamente 2 alla logaritmo in base 2dn n diviso n fa 1, t di 1 è costante, va via, c è costante, va via e rimane logaritmo in base 2dn.
Quindi, che significa metodo dell'iterazione? Significa applicare ricorsivamente la TDN e se siamo fortunati e anche un po' bravi matematicamente, riusciamo a intravedere una regola di progressione. Riusciamo a impacchettare tutto sotto forma di sommatoria o produttoria, dipende dai casi, e poi dobbiamo applicare la condizione di stop. La condizione di stop però va ragionata, cioè mi fermo quando ci devo pensare, devo vedere l'algoritmo. Applico la condizione di stop. E dovrei a quel punto ottenere una formula che posso finalmente approssimare con la notazione asintotica. Ok, ci fermiamo qui. Domani vediamo il metodo della sostituzione, il teorema master per tecniche di Witt-Tempera e vediamo finalmente la tecnica di Witt-Tempera applicata al primo algoritmo che usa questa tecnica, cioè il merge sort. E quindi finalmente diamo la risposta a come mai. Il merge sort impiega decimi di secondo, invece il bubble sort ne impiega decine insieme a selection e insertion sort. Bene, la lezione finisce qui, termino la registrazione.